Paolo Stratta, Cico Vertigo, Nice Festival Torino. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Nice Festival Torino, in due periodi di questo autunno-inverno, dal 14 al 30 ottobre e dal 2 al 31 di dicembre. Una cosa che ho notato, Paolo, di questo Nice Festival 2022 è che il circo contemporaneo, lo spettacolo, è nei teatri ma anche fuori dai teatri, direi proprio volontariamente. Sì, uno degli obiettivi del festival è proprio quello di far contaminare, di far comunicare pubblici diversi, pubblici del teatro, cercare di, come dire, estenderli in situazioni outdoor, style specifiche, e viceversa, arrivare nella strada per portare forme di spettacolo che insegnano, ricordano l'importanza di lavorare nei teatri. Quindi siamo a cavallo della stazione di Porta Nuova, siamo tra la circoscrizione 1 e la circoscrizione 8, arriviamo fino a Moncalieri, a Grugliasco, in teatri importanti come il Teatro Café Müller, il Cinema Teatro Maffei e il Teatro Colosseo. Si partirà dal Cinema Teatro Maffei e si tornerà al Cinema Teatro Maffei per quanto riguarda la prima parte, quella di ottobre. Una serie di spettacoli itineranti, ma anche ovviamente sui palchi. Come sono stati scelti questi spettacoli? Invadere, tra virgolette, in modo pacifico ovviamente a Torino con il senso della meraviglia, penso che sia davvero uno degli obiettivi del Nice Festival. Certo, questo festival vuole colpire, ma vuole anche raccontare, vuole dialogare, quindi la prima creazione con il Teatro delle Condizioni Avverse, notturni della città, racconterà le storie a cavallo di due cinema storici della città, appunto il Cinema Teatro Maffei e quello che era il Cinema Alexandra, ora il Teatro Café Müller, portando a spasso per il territorio gli spettatori, ora in bicicletta, ora a piedi, ora in monopattino, e raccontando con una scrittura autentica che viene realizzata nelle settimane precedenti degli aneddoti e delle specificità tutte torinesi. Abbiamo riaperto i teatri finalmente, direi, ormai già da diverso tempo, però mi piace anche l'idea di ritrovare non solo il teatro ma anche il pubblico. Penso che il Nice Festival 2022 voglia anche questo. Sì, c'è la volontà di tornare a dialogare con gli spettatori perché è vero che i teatri hanno riaperto, ma c'è stata una certa abitudine degli spettatori a rimanere chiusi nei loro spazi. Adesso dobbiamo riindirizzare, mostrare di nuovo la strada per rientrare nei teatri e solo grazie alla presenza di spettacoli di eccellenza come quelli della Compagnia B5 che vedremo nella Opera Omnia di Caterina Mocchi Sismondi con i tre spettacoli in produzione, Effetto Marilyn, Vertigine di Giulietta e Gelsomina Dreams, spettacoli ospiti come quelli del grande Sergio Bini in Arte Bustriche che abbiamo conosciuto al fianco di Roberto Benigni nella Vita è Bella. Spettacoli appunto unici e che facciamo confluire e convergere a Torino insieme ai grandi clown comici del Teatro Necessario con Nuova Barberia Carloni, possiamo ritornare a dialogare con un pubblico e riportarlo in sala. Nice Festival, Circo Vertigo, vorrei anche un pensiero sulla formazione. Se ne è parlato qui in conferenza stampa, so che curate molto anche questo aspetto. È uno degli aspetti fondamentali, quello dei workshop, dei laboratori, anche perché l'anima di Fondazione Circo Vertigo è saldamente legata all'alta formazione e ora da poco alla formazione universitaria. Il 5 di settembre è arrivato il decreto del ministro dell'università che ci riconosce come corso di laurea triennale. Non poteva mancare all'interno del Nice Festival Torino una sezione dedicata alla trasmissione dei saperi, laboratori di giocoleria, laboratori di monociclo che faranno da trainante, da collante per tutta una serie di azioni anche performative itineranti nei quartieri periferici del centro e della periferia, perché i portici di Via Sacchi e Via Nizza, per quanto centrali, restano sempre dei luoghi appunto considerati periferici. Circovertigo.com, app Blu 5 Nice, e si partirà prima di salutarti con notturni della città, 14, 15, 16, 17 di ottobre, a partire dalle 20 con condizioni avverse. Un ultimo pensiero riguarda la banda Rulli Frulli, mi piace tantissimo questo nome, ma anche il progetto stesso della banda. Sì, è un progetto straordinario che abbiamo difeso, voluto invitare. Loro saranno presenti sia su palco sia in maniera itinerante, è una banda di ragazzi straordinari, diversamente creativi, diciamo, che amiamo molto e che riteniamo essere uno dei punti di
più alti del nostro festival. Quattro palchi e sei luoghi di spettacolo del Nice Festival Torino, la 14-30 di ottobre e 2-31 di dicembre. Abbiamo presentato insieme a Paolo Stratta, Circo Vertigo, in bocca al lupo, viva il lupo. Crepi il lupo. Viva, dai.